Facebook, grazie a Luca Tommasini, ha 10 milioni di iscrizioni oggi. Prego. Prego. Allora, si sente? Sì, apriamo il microfono in studio, grazie. Sì, sì, sì. Marco, allora, Marco canta bene ed è bravo, anche quando canta dei pezzi così difficili, forse neanche troppo adatti a lui, ma lui è talmente bravo che li rende credibili. Mi è piaciuta anche la scenografia, la coreografia così esagerata, ma mi è piaciuta. Tu rischiavi di essere un pochino messo sottotono, ma tu canti così bene che puoi cantare anche in mezzo a una folla, che mi piacerai sempre. Bellissimo, bellissimo complimento. Prego, Mara. Devo dire che lui ride perché è molto bravo, veramente bravo, sei un grande cantante. Bravo Marco, bravissimo. Altro bel complimento. Sir Morgan, che è immerso nella lettura. No, dicevo che queste cose un po' plateali, anche di farlo cantare dopo, bisognerebbe da ora in poi farlo fare a tutti allora, perché mi sembra un po' ingiusto. No, scusami Morgan, perdona il tuo appunto, ma siccome mi sembrava giusto far godere il pubblico della sua voce, allora facciamola godere anche della voce di altri che sono altrettanto bravi. Trovo il tuo appunto fuori luogo, comunque vada avanti, faccia il suo mestiere, grazie. No, io l'ho fatto, ho già detto, grazie. Mi è sembrato esattamente identico a tutti gli altri, uno comune. Lei un faccia il suo mestiere, normale, faccia il suo normalissimo mestiere che ho fatto cantante, il mio. Normale, prego. Banale, normale. Pubblico, vi è piaciuto? Chiudiamo il discorso, prego. No, non l'ho capito. No, ovviamente, però un appunto del genere con quella faccia lì, perdona il Morgan, visto che l'abbiamo fatto per il pubblico. Ma cioè, perché non si era sentito. Non era nei tuoi confronti l'attacco. Sì, lo so, però insomma, vada avanti. Grazie. Era perché volevo far capire a questo ragazzo che io ho ritenuto sempre molto simpatico e gli ho dato la possibilità e continuerò a dargliela, di entrare non soltanto oggi così qui nel mio lavoro momentaneo di giudice di X Factor, ma anche di diventarmi amico, di smetterla, di non apprezzare quello che faccio nei tuoi confronti, perché prima o poi mi rompo i coglioni veramente. Casomai vieni da me se se li rompe. No, cioè... Prego, no, benissimo. Fine, cioè, punto, magari... fine, punto. Okay. Cioè, poi basta, poi adesso ti tratterò come uno normale. Vuoi che ti dica che sei normale? Sei normale perché sei normale. Cioè, non sei un genio, ok? Non sai neanche scrivere le canzoni, per cui figurati. Cioè, sei semplicemente un cantante, punto. Scusate, prego. No, va benissimo, magari... Cioè, nel senso, lui si riferisce comunque alle cose che ho detto. Forse c'è qualcosa di non chiaro. Prima c'è stato un filmato, avete visto cosa ha detto? Sì. Allora. Io gli ho fatto un regalo clamoroso e questo mi ha sputato in faccia. No, ma io non ho sputato in faccia a nessuno. Sì, ho solamente detto... Perché tu non sai che... Perché tu sei abituato a sputare, nessuno che ti dice. Cioè, smettila di sputare, no, qui no. Non si fa. Non okay? Sono abituato a sputare, mi dispiace. No, però ha ragione, perché la critica, quando uno è all'inizio dell'inizio, qualche scatola la fa girare. Quindi lui ha ragione, no, Marco, ma capito? Cioè, l'unica cosa che qui continua da tempo. Perché cioè, poi ne vai di mezzo tu, quindi poi, io sono... Cioè io non ti faccio parlare perché sono veramente aggressivo, però vorrei che parlassi tu. So che non ti piace parlare, quindi bene. Ne parleremo io e te magari in separata beh, sede, ecco no? Questo. Lui come no, cioè, ma separata poi sede perché? Ormai ma poi perché non parlarne? Cioè, tu non vuoi parlarne, non vuoi comunicare con me, non ti interesso io. E perché io devo insistere in te serata che sei qua per merito mio? Scusami un attimo. Cioè, scusa, mi sembra ma giusto rispondere a Morgan, anche perché credo. No, innanzitutto veramente... è difficile comunque rispondere in questa situazione. Sicuramente, è difficile. Però credo che lui in queste settimane, l'ha dimostrato in questi anni, veramente si metta a completa disposizione dei ragazzi. Ma io non competo con loro, cioè non sono sì, in competizione. Sicuramente, e regala quello che ha di lui. Ma lui non ha capito comunque quanto, cioè io tenga a lui e quanto stimi lui. Ecco, dimmi ancora. No, prego, diglielo. Cioè, no, però, fallo capire, perché no, c'è vero. Bisogno di comunicare... Non capito, cioè io devo capire che anche cioè, ma io lo so anche se tu non mi dici sei stato bravo più capace di me, io ho bisogno che tu mi dica, perché sennò da uno sguardo capisco poco, cioè, allora posso allora di questa cosa, poi ti dico un'altra cosa che ti farà piacere, prego diglielo. Cosa devo dire? Ti stimo fratello. Ti stimo fratello, cioè... Vabbè, allora la stessa scuriata io l'ho vista l'anno scorso con Matteo Beccucci, poi Matteo ha vinto. E l'hai detto tu, non volevo dirlo. L'ho anticipato. Però l'hai detto tu. Spero per te ovviamente che possa accadere la stessa cosa. Se volete televotarlo, il suo codice è lo 04!